Buonasera a tutti voi che ci seguite. Iniziamo questa giornata di dirette dell'8 giugno, questa serata. Iniziamo con la virgola e volevo diciamo, coinvolgervi in una riflessione in seguito a un fatto abbastanza importante che è accaduto e che riguarda, un fatto abbastanza noto, che potrei riassumere in poche righe, l'arresto di due Marò che erano su una nave cargo in italiana. Febbraio scorso, che erano appunto in funzione di scorta contro attacchi di pirati, sono stati appunto considerati responsabili della morte di due pescatori indiani avvenuta il 15 febbraio a largo di uno stato indiano, il Kerala, e sono da allora appunto ristretti in vario modo in attesa di processo. Allora, ovviamente non mi sento, non potrei entrare nel merito della vicenda. Che in parte ancora nei dettagli è poco chiara, ma penso sia ragionalmente possibile fare delle considerazioni generali, ma neanche troppo poi, sulla vicenda internazionale che è seguita a questo fatto. Oggi, a più di mezzo secolo dal primo trattato che ha realizzato un organismo comunitario europeo, gli stati aderenti all'Unione Europea sono uniti dalla presenza viva e materiale soltanto di un'estensione monetaria, cioè dall'euro in pratica, non per esempio anche attraverso una rappresentanza diplomatica unitaria che si comporti da plenipotenziaria in questioni di questo tipo. Tantomeno esiste un'organizzazione di tipo militare, comunitaria, che agisca in modo sinergico, che sia costituita da un'unica forza di intervento, ma non una forza, diciamo, di coordinamento di singole forze nazionali, una vera e propria forza di intervento europea, che, se del caso, difenda anche le navi dei singoli stati che si inoltrano in mari pericolosi. Se appunto in quasi 60 anni da appunto di cooperazione, chiamiamola più o meno di cooperazione europea nei vari appunto trattati che si sono succeduti, i vari patti, trattati e così via, noi europei avessimo conseguito questi due traguardi, una forza quindi di intervento comunitaria e un vero ufficio per gli affari esteri comunitario, quale sarebbe stato oggi lo scenario, sempre che si fosse verificata appunto questa impasse internazionale così come è accaduta? Bene, probabilmente a difesa di questa nave cargo italiana che si chiama Enrica Lexi, una petroliera, ci sarebbero stati dei soldati con un'uniforme fregiata della bandiera europea. Il segno di una questa bandiera sarebbe stato il segno di una legittimazione internazionale decisamente più importante a livello appunto internazionale rispetto al tricolore, più importante ovviamente per l'autorevolezza, insomma, più importante appunto di quello che avrebbe potuto fornire un tricolore patrio. Probabilmente gli organi giurisdizionali locali, appunto del Kerala. Ricordo che stiamo parlando di uno stato dell'India, non di tutta l'India, avrebbero liberato i due soldati su cauzione, come è avvenuto in questi giorni, prima di quanto hanno fatto e sono passati appunto 3 mesi e mezzo circa, e soprattutto potrebbe anche essere che non li avrebbero mai arrestati. Ovviamente senza nulla togliere a tutti i componenti della filiera, diciamo, diplomatica che si è attivata, sarebbe appunto accaduto che protagonista della trattativa diplomatica sarebbe stato un inviato rappresentante dell'Europa stessa, con una differenza decisamente, io ritengo, che potrei dire virtuosa rispetto a ciò che si è verificato, soprattutto per la funzione, o meglio, soprattutto per l'ottenimento della garanzia delle condizioni di trattamento dei soldati stessi. Mi sembra che oggi sia più che mai opportuna questa serie di considerazioni in un momento in cui,
le leadership europee, la cui attenzione è monopolizzata, nel bene o nel male, dalla situazione dei conti, si rendono conto pian piano, secondo me sempre troppo piano, troppo lentamente, che per far funzionare anche l'economia è necessaria un'Europa più unita politicamente. Anche Angela Merkel pare si è giunta finalmente a queste conclusioni, secondo appunto delle sue recenti dichiarazioni. Quindi non si correrebbe il rischio, diciamo, di contrariarla o inimicarsela se qualcuno pensasse di porre all'attenzione la proposta appunto di una forza di intervento militare europea che superi i tanti eserciti nazionali. Tanto per tirare in ballo un termine in questi giorni, in queste settimane abbastanza in voga, potremmo dire per arrivare agli eurobond anche superando le eurobande. Ma per tornare ai due militari, i Marò, la Torre e Girone, questi sono i loro nomi. Oggi Napolitano è stato alla festa della Marina Militare a Venezia e li ha ricordati ovviamente nelle celebrazioni. Non sarebbe potuto essere ovviamente non sarebbe potuto esserci una circostanza più appropriata, e ha detto appunto che sono costretti lontani da un'ingiusta detenzione. Ora, visto che probabilmente l'attività di massima influenza politica che un Presidente della Repubblica in Italia possa svolgere è quella di comunicare alle Camere o anche pubblicamente, come ha fatto, ecco, io penso che oltre al rinnovo della solidarietà degli italiani nei confronti appunto di questi due soldati, non sarebbe guastato un accenno all'assenza dell'Europa da tutta questa vicenda. Per carità, nulla di polemico, ma di appena significativo. D'altra parte, l'Europa su questa vicenda ha completamente taciuto, non si è appunto esposta in nessun modo. Europa che ancora sostanzialmente come concetto politico è un traguardo da raggiungere. È un traguardo che per essere conseguito perlomeno necessiterebbe dello sforzo delle leadership nazionali, anche delle cariche istituzionali più importanti, sempre ammesso che questo traguardo sia sentito efficacemente. In tal caso parliamo del nostro Presidente della Repubblica, una carica istituzionale che risiede nel Palazzo del Quirinale, in cima al quale svetta la bandiera italiana e purtroppo più in basso svetta anche la bandiera europea. Questo è quanto volevo comunicarvi. Speriamo, facciamo gli auguri appunto ai nostri soldati e speriamo in futuro di avere nostri che coinvolga, sia un termine che coinvolga tutta l'Europa, con una forza di intervento comunitaria. Detto questo, passerei rapidamente alla illustrazione del nostro palinsesto. Dopo la virgola del direttore, quest'oggi alle 21:15 avremo un'inversione, diciamo, di trasmissioni, le voci internazionali anziché lo spazio certi diritti, quindi voci internazionali con ospite Shadi Amadi. Il nostro titolo appunto quest'oggi sarà Siria giugno 2012, gli indifferenti, gli ipocriti, gli stupidi, il massacro continua. Alle 21:45 circa avremo lo spazio live condotto da Giovanna Devitag, con ospiti Pierangelo da Crema e Leonardo Caffo. In questa puntata si parlerà appunto del libro di Pierangelo da Crema, intitolato Fumo, Bevo e Mangio Tanta Carne, categorie, ideologie e pensiero sull'alimentazione carnea. Alle 22:15 ci sarà lo spazio Certi Diritti, condotto da Riccardo Cristiano. Il titolo di questa puntata sarà Genitori come gli altri. Ci sarà una conversazione con Cecilia Davos, vicepresidente della rete Genitori Rainbow. All'incirca verso le 22:45 avremo la tavola con la psicanalisi, condotto da, o meglio, è uno spazio registrato che comunque è a cura di Giancarlo Calciolari, che avrà appunto come ospite Alessandra Guerra.
Il titolo è La mala psicanalisi è ancora sul tavolo, in occasione della traduzione italiana del Manifesto per la psicanalisi. Alle 23:15 recupereremo l'appuntamento che abbiamo avuto appunto la scorsa settimana, con la leggera euforia, lo spazio di approfondimento antiproibizionista e di informazione antiproibizionista a cura di Claudia Sterzi. È uno spazio registrato, sarò presente anche io. E avremo appunto aggiornamenti e notizie dagli USA, dagli Stati Uniti, quindi dalla Francia, voci per la depenalizzazione, la guerra alla droga colpisce ancora, l'Ecuador, e poi alcuni accenni sul caso Brianzino, riaprire il processo Brianzino. Sono questi che, appunto, gli argomenti che Claudia Sterzi tratterà nello spazio leggera, nella trasmissione Leggera Euforia. Io vi rinvio appunto alle nostre trasmissioni. Speriamo di non avere problemi come invece ne abbiamo avuti purtroppo la settimana scorsa. Vi invito a considerare la possibilità di iscrivervi a libri.tv. Tutte quante le informazioni stanno sul nostro sito appunto www.libri.tv. E nel ringraziare Donato Volpicella che cura la regia di questa giornata di diretta, vi invito a seguire tutta la nostra diretta fino alla chiusura. Grazie ancora.